Siamo online con Alessandro Adesu, consigliere scientifico di Limes. Ciao Alessandro. Ciao a voi e ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito. Questo evento è organizzato da Critica Economica, di cui io sono il coordinatore, e dall'associazione Sottosopra, che sta organizzando molti eventi online durante questa. Ormai non è più una quarantena, però durante questo periodo un po' particolare. Oggi parleremo di America. Partiremo dalle proteste che stanno animando gli Stati Uniti in questi giorni per ampliare un po' il discorso e andare a vedere le tendenze di lungo periodo che attraversano il paese. Tra i migliori commentatori di queste tendenze c'è appunto Alessandro Aresu, che ha pubblicato un libro molto interessante chiamato Le potenze del capitalismo politico Stati Uniti e Cina, pubblicato molto di recente, in cui va ad analizzare proprio questo dualismo, questa nuova guerra fredda che si sta sviluppando a livello globale e che si sta intensificando anche nell'ultimo periodo, dopo lo scoppio dell'epidemia di coronavirus, e adesso si aprono degli scenari inediti perché con la spaccatura che si sta evidenziando all'interno degli Stati Uniti, ma anche con il problema di Hong Kong per la Cina, entrambi i paesi si trovano ad avere un problema in casa. E vedremo quale sarà il paese che ne uscirà vincitore, che riuscirà meglio a superare i problemi interni per affermarsi nella competizione globale. Io vorrei iniziare con una domanda ad Alessandro. Cosa ci rivelano degli Stati Uniti queste proteste spesso violente a cui stiamo assistendo? Allora, di nuovo tanti saluti a tutti, grazie mille per l'invito, grazie per aver menzionato il mio recente lavoro su Stati Uniti e Cina. Oggi, visto che parliamo degli Stati Uniti, ho voluto omaggiare con una maglietta di Strand Bookstore a New York, che è una delle librerie di libri usati più bella del mondo, quindi spero di poterci tornare presto. Chiaramente non ci sono potuto andare quest'anno per fare il rifornimento. Dunque, le proteste sicuramente sono un elemento che si ritrova in diversi momenti della storia degli Stati Uniti. Recentemente sto leggendo l'ultimo libro dell'analista geopolitico George Friedman, il fondatore di Stratfor e di Geopolitical Futures, e lui scrive addirittura che il conflitto razziale è endemico nella storia dell'America e nell'identità americana. Insomma, è un'espressione forte, ma sicuramente è stata costellata la nascita degli Stati Uniti e la sua storia in momenti estremamente drammatici dal conflitto razziale, dall'esclusione della cittadinanza della popolazione afroamericana, le discriminazioni che hanno caratterizzato vasta parte del Novecento, alcuni dei conflitti più aspri e più forti della storia degli Stati Uniti. Anche è importante il posizionamento dei vari partiti. Ci sono, per esempio, delle letture storiche del New Deal estremamente interessanti che mostrano come Roosevelt avesse costruito la sua alleanza per portare riforme economiche e sociali, ma con una sorta di patto del diavolo con una parte egemone dei democratici del sud degli Stati Uniti, estremamente influenti nel Congresso per decenni, che escludeva
deriveva da questa rivoluzione economica e sociale, perché così è stata da parte della popolazione, soltanto perché erano appunto di origine afroamericana. Poi questi elementi hanno uno svolgimento drammatico ulteriore nel contesto della storia novecentesca degli Stati Uniti, e si deve poi proprio a un democratico del sud, Lyndon Johnson, il conferimento di diritti politici e civili che quella popolazione non aveva. Le differenze della popolazione degli Stati Uniti si ripercuotono sicuramente sulla disuguaglianza molto forte presente nel paese tutt'oggi, e di cui la stessa pandemia che ha colpito gli Stati Uniti credo con una violenza notevole, anche per una gestione sia da parte del presidente Trump ma anche da parte dello Stato, degli apparati di potere statunitensi, e anche del collegamento tra il governo federale e i vari stati, che ha evidenziato molti elementi carenti, ha lasciato abbandonate tante persone. Tra queste persone ci dicono chiaramente le statistiche già da aprile, ma poi nel mese scorso in modo più chiaro, che gli afroamericani sono stati a comunità di gran lunga più colpita, con una violenza molto più ampia rispetto agli altri gruppi degli Stati Uniti. E questi elementi, diciamo questi ultimi elementi, si innestano poi in un contesto politico-sociale degli Stati Uniti estremamente complesso, credo, sulla questione della razza, anche per diciamo un certo tipo di impatto nella polarizzazione statunitense degli anni di Barack Obama. No, insomma, ricordiamo, voi siete un po' più giovani di me, ma probabilmente ricordate anche voi quella serata dell'elezione di Barack Obama, la commozione. Io mi ricordo di averlo seguito su MSNBC, insomma c'erano gli afroamericani che piangevano per quell'evento. Diciamo, quell'evento ha veramente cambiato gli assetti di potere degli Stati Uniti nella consapevolezza dei gruppi sociali che ne fanno la società e ne costruiscono il potere. E la risposta direi che è no. Anzi, naturalmente non per colpa di Barack Obama, ma c'è stato probabilmente, se guardiamo a mente fredda la situazione, una sorta di rinculo, come una, diciamo, una risacca della questione razziale, riemersa in modo violento con alcuni elementi violenti che hanno fatto parte anche dei sostenitori di Donald Trump, che poi entra all'interno di queste dinamiche in cui c'è anche l'elemento, anche quello evidenziato in modo piuttosto chiaro dalle statistiche, dell'azione della polizia tutto sproporzionata nei confronti delle persone afroamericane. Donald Trump chiaramente non gestisce questi elementi in termini di tenuta, ma tende a leggerli in termini di convenienza elettorale, come spesso fanno i politici. Però appunto quello che ho cercato di delineare brevemente, perché è una delle storie e delle ferite più importanti della vicenda degli Stati Uniti, non può essere approcciata semplicemente dal punto di vista e dalla logica elettorale. Quello che vediamo è che
probabilmente comunque sarà contenuto, insomma non porterà a dei moti rivoluzionari in un senso o in un altro negli Stati Uniti, è comunque un sintomo e una spia di questi elementi profondamente contraddittori e problematici presenti nella più grande potenza mondiale. Bene, prima di passare a un'analisi un po' più geopolitica, vorrei farti un'altra domanda sempre sulla questione del caos americano. Cos'è che un europeo rischia di non capire del caos americano? Cioè, perché il movimento Black Lives Matter si sta diffondendo un pochino in realtà anche in Europa, soprattutto nel Regno Unito, dove in questi giorni ci sono anche lì, stiamo assistendo a delle proteste abbastanza violente. Però a me sembra così, a primo impatto, di vedere una differenza fra quello che sta succedendo fra la reazione in Europa e la reazione negli Stati Uniti. E questo mi fa pensare che forse c'è, appunto, sicuramente c'è qualcosa che. C'è una differenza fondamentale dell'America rispetto a noi che forse noi non cogliamo. E vorrei chiederti appunto di questo. Ma guarda, molto brevemente, poi torniamo anche sugli altri temi, ma ci sono differenze estremamente profonde. Il nesso libertà-violenza nella società statunitense è assolutamente imparagonabile rispetto all'orizzonte politico-sociale europeo, lo dico anche senza giudizi di valore, insomma, come una consapevolezza di quelle differenze. Ce ne accorgiamo ogni tanto quando avvengono delle tragedie che riguardano l'uso delle armi, per esempio, ma l'uso delle armi è un tema che attraversa il dibattito pubblico statunitense e l'orizzonte anche lobbistico e di sostegno alla politica, in termini che per un europeo che non ha piena contezza della situazione degli Stati Uniti sono assolutamente inimmaginabili e imparagonabili. È anche quello che è stato la vicenda delle comunità afroamericane degli Stati Uniti nella loro storia, insomma, a partire dall'evento che ha lacerato l'Ottocento statunitense, la guerra civile, di cui peraltro c'è una forte, diciamo, eredità in tutti i sensi, anche in termini di scorie mentali e di visione del mondo. Diciamo, un europeo non può avere l'idea di che cos'è i simboli della Confederacy, sono tutti elementi che a noi sfuggono, e comunque a noi sfugge, credo, la presenza della violenza e il suo legame problematico con il concetto di libertà individuale negli Stati Uniti. Ci sfugge quella storia delle comunità afroamericane, il loro dramma di affermazione nel Novecento, ci sfugge il risentimento di parte dell'America bianca in una situazione diversa, dove peraltro, anche se ovviamente non hanno acquistato questa dimensione delle proteste, ma c'è anche un'altra storia di discriminazione degli Stati Uniti, che a mio avviso peraltro avrà sempre più importanza, che è quella delle comunità asiatiche americane. Pensiamo, insomma, ai provvedimenti sulle persone di origine nipponica e poi anche a quello che potrebbe succedere agli americani che provengono dalla Cina nei prossimi anni. Insomma, è veramente una storia che ha una grandissima complessità e che poi
visto che c'è il tema della violenza, è legata anche a qualcosa che fa parte della storia degli Stati Uniti, della loro ascesa a superpotenza mondiale, che è la guerra. E quindi c'è anche questo legame tra la violenza e gli eventi bellici. Spesso la violenza presente nella società è come se debordasse in alcuni eventi bellici degli Stati Uniti. Insomma, quindi io penso che le situazioni siano incommensurabili. Naturalmente il razzismo, il caporalato, tantissimi elementi che possono suscitare una simile indignazione esistono nelle nostre società, però è corretto dal mio punto di vista affrontarli tenendo presente quali sono le specificità della storia degli Stati Uniti da questo punto di vista. Adesso passerei un po' più a un piano geopolitico, cioè le disuguaglianze interne agli Stati Uniti, queste spaccature sempre più profonde, sia di natura etnica, razziale, che di natura economica. Che rischio strategico pongono per la leadership globale degli Stati Uniti? Ah, guarda, è un tema interessante, devo dire, e se ne parla sempre di più. Di recente ho letto il libro di Massimo D'Alema su Grande la confusione sotto il cielo. Anche lui un po' fa questa argomentazione. Insomma, la diffusione, l'irradiazione del modello degli Stati Uniti soffre di indebolimento, anche perché questa è l'argomentazione, soffre di un indebolimento questa irradiazione, questo valore universale, perché effettivamente le disuguaglianze della società sono profonde. Quindi una persona che vede gli Stati Uniti dall'esterno può sognare di essere Jeff Bezos o Elon Musk, ma se poi prende un treno, va in un aeroporto, dice: "Ma scusa, non mi trovo, lì dove Elon Musk produce le Tesla o dove vengono fatti con questa idea geniale che lui ha avuto, i razzi e le altre strutture per andare nello spazio in senso verticale, nello stesso luogo e non come insomma, sempre funziona la manifattura spaziale, un pezzo in un posto, in uno stabilimento, un pezzo in un altro. Quindi tu vedi, non so, anche plasticamente, non ho fatto a caso questo esempio, perché poi negli stessi giorni abbiamo visto, ed è stato molto sottolineato in tutto il mondo, da un lato gli Stati Uniti che uscivano dalla loro debolezza che perdurava dal 2011, in cui per andare nella stazione spaziale internazionale dovevano chiedere un passaggio alla navicella russa Soyuz, e peraltro pagare per questo la Federazione Russa per tutti questi anni, comprese insomma gli anni in cui i rapporti non erano certo rosei, e non lo sono nemmeno adesso. E quella, diciamo, la bellezza del cruscotto o delle zone di comando dello spazio negli Stati Uniti, con questa straordinaria cerimonia orchestrata da Elon Musk, e dall'altro tu vedi quelle scene. Quindi effettivamente, diciamo, questo aspetto di l'immagine fa sempre parte della potenza. Diciamo, ci sono due punti. Il primo punto è che la potenza ha un costo. Su questo, diciamo, sia George Friedman e mio collega Dario Fabbri hanno scritto delle cose molto belle. Diciamo, essere la superpotenza mondiale è anche portare un fardello. Non so, io che amo molto Shakespeare, ricordo quella bellissima frase sul fatto che la testa che porta la corona, dice Shakespeare,
respiro è anisi, difficile portare la corona del mondo perché appunto ha un costo, ha dei costi enormi, gli Stati Uniti devono investire moltissimo ed è un tema che io approfondisco molto nel libro su capitalismo politico, nel loro apparato di difesa e di sicurezza. Questo significa che non investono in altro, è quindi insomma tante considerazioni che poi facciamo magari a volte anche in modo superficiale sui costi eccessivi della difesa, e beh insomma nel bilancio del Pentagono roba ce n'è davvero tanta. Ricordo che solo gli investimenti in ricerca e sviluppo del Pentagono nel 2020 ammontano a 100 miliardi di dollari, quindi effettivamente poi sono tantissimo viene sottratto per questo luogo, per questo ruolo globale, per questa volontà per esempio di presidiare gli oceani e i mari del mondo, oppure cioè, ci sono delle scelte che comportano che tu non fai altro. Poi gli Stati Uniti a volte spendono in modo inefficiente certe cose, per esempio sappiamo che nella sanità gli investimenti sono ingenti, ma questo non ha creato un sistema che fornisce opportunità di assistenza uniformi e diffuse alla popolazione. Quindi spesso anche da parte della stessa popolazione statunitense c'è un anelito a modelli diversi. Da questo punto di vista giustamente si osservava all'inizio della campagna elettorale di Donald Trump nel 2016, prima che lui si riposizionasse sulle tradizionali posizioni repubblicane, che lui per prendere più voti diceva no, io sull'assistenza sanitaria la estenderò, altro che tagliare i piani di Obama e quello che hanno fatto i democratici. Quindi nel portare la corona del mondo si stratificano e si accumulano queste fortissime contraddizioni che in alcuni casi tendono ad esplodere, e che sono credo ben illustrate dagli aspetti di dinamicità anche economica della società americana, dei consumi, del mercato interno che anche di recente hanno dato delle prime e da verificare avvisaglie positive pur in una situazione assolutamente drammatica, o pensiamo ad elementi geopolitici di forza straordinaria degli Stati Uniti come le politiche monetarie e il ruolo del dollaro. E poi c'è tutto questo, nella nostra epoca di fratture, quello è il paese delle fratture per eccellenza. Insomma, tanti discorsi che poi vengono fatti nel contesto europeo, immaginiamo in questo momento del coronavirus, su non so, la didattica a distanza, l'infrastrutturazione digitale, e questi elementi sono fortemente amplificati nella società degli Stati Uniti, in modo diverso rispetto a, non so, in Corea del Sud. Quindi dobbiamo tenere presente questo aspetto di profonde contraddizioni che caratterizza la società americana all'interno poi anche dei suoi straordinari punti di forza. Parlavi della questione del fatto che è scomodo portare la corona. A volte però nella storia ci sono stati periodi in cui di corone ce ne sono state due. Mi viene in mente così il periodo di Maria Stuarda e Elisabetta I, in cui si competeva per la corona di Regina d'Inghilterra. Oggi sembra che, facendo una similitudine, a fianco agli Stati Uniti ci sia un pretendente al trono del mondo che come Maria Stuarda portava una religione diversa rispetto a Elisabetta I, porta un modello economico diverso e che non è il prevalente, che come il cattolicesimo non era la religione prevalente in Inghilterra, il socialismo di Stato, come lo vogliamo chiamare, il capitalismo
capitalismo di Stato non è il modello prevalente nel mondo. In questa sfida delle due corone, fra Cina e Stati Uniti, quali tendenze di lungo periodo stanno emergendo e anche quali somiglianze? Faccio riferimento alla situazione di Hong Kong, quindi al problema interno della Cina, mentre ora sembra emergere un forte problema interno che, anche se il prossimo presidente sarà un democratico, dovrà essere comunque fronteggiato, perché ricordiamo che Joe Biden fu uno dei principali sostenitori della legge che, mi pare, dagli anni 90 fu introdotta per rafforzare il sistema poliziesco. La mia domanda è proprio in questa sfida, in questo scontro, quali sono, a parte gli epifenomeni, quali sono le tendenze più profonde? Allora, è interessante l'analogia, e bisogna partire dal fatto che a concorrere per il dominio del mondo l'altra potenza in ascesa, diciamo, a quella potenza del mondo, tra virgolette, non gli è mai fregato granché. Questo perché? Per la Cina il mondo coincide con la Cina. Diciamo, la centralità del mondo è la Cina. E la Cina sostanzialmente questo non ha mai smesso di pensarlo, anche perché è un tipo di cultura che fa molto leva sulla continuità storica, no? Sulla capacità di tenere insieme la storia che essa rivendica come la storia più antica del mondo, e tra i punti di forza della propaganda anche del Partito Comunista Cinese attuale c'è questo grande abbraccio con la storia della Cina, del tutto dissimile rispetto al tentativo fallace e inutile di Mao Zedong di contrapporre il Partito Comunista Cinese alla storia tradizionale cinese. Quindi all'interno di questa storia tradizionale noi dobbiamo pensare che per il dominio del mondo sta concorrendo qualcuno che pensa anzitutto a sé e non pensa al mondo. Chiaramente ha un'idea di sé, che è un'idea che si è costruita, si può criticare attraverso il diritto internazionale o degli altri elementi, ma dobbiamo sapere, e questo è un elemento strutturale e di lungo periodo, qual è l'idea di sé che ha la Repubblica Popolare Cinese. Questa idea di sé, per esempio, dal punto di vista territoriale, dal punto di vista culturale, vediamola un secondo, dal punto di vista territoriale, tale idea di sé comprende la cosiddetta Cina continentale, dove ci sono dentro Macao, Hong Kong, Xinjiang e Tibet e Taiwan. Quindi questa è l'idea di sé che ha questo attore che si trova in crescita. Ebbene, diciamo, l'idea di sé dal punto di vista territoriale è culturalmente, secondo la Cina, deve essere omogenea, ma per ora non è omogenea, perché questi territori hanno delle declinazioni di autonomia diversa, dove naturalmente la più problematica è quella di Taiwan. Quindi questo è un elemento strutturale di lungo periodo, no? In primo luogo, diciamo, quell'attore non vuole dominare il mondo, ma vuole costituire questo orizzonte territoriale e culturale. Per farlo è disposto a tutto, però, compresi degli aspetti che riguardano l'influenza in alcune aree del mondo, perché poi tutto ciò deve essere riconosciuto, e perché poi c'è, diciamo, quello di Taiwan è veramente un grande tema. Diversi gli altri per proporzione ormai. Insomma, il Tibet, anche questo non lo dico in termini di valori, ma fattuale, è sostanzialmente già passato in carreggiata. Non è che arriverà un nuovo Dalai Lama che potrà opporsi al dominio cinese. Lo Xinjiang è più complesso, Macao è meno complesso, Hong Kong sicuramente è un tema storico profondamente sensibile. Comunque, diciamo, l'idea di una forte autonomia
di Hong Kong, a mio avviso, ho avuto anche occasione di scriverlo, si è già indebolita, perché si è indebolito il suo senso e la sua forza di grande centro finanziario, che era è completamente diverso oggi rispetto a quello di 50, 30, 20 anni fa, per l'ascesa di Shanghai, l'ascesa enorme e diciamo inimmaginabile nella sua dimensione di Shenzhen, il luogo dove ci sono aziende come Huawei, ma anche come l'assicuratore Ping An, che è uno dei principali azionisti di HSBC, la storica banca britannica di Hong Kong, nata con il commercio dell'oppio. Quindi diciamo Hong Kong di per sé si trova in una posizione estremamente debole e naturalmente diciamo rappresenta però un problema simbolico molto forte per la solidità dell'anglosfera, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, quindi continuerà ad essere un tema rilevante, ma comunque mai rilevante quanto il destino di Taiwan nel lungo periodo. Cioè, per intenderci, mi pare improbabile che possa scoppiare un conflitto bellico vero per Hong Kong, mentre l'ipotesi non può essere esclusa per Taiwan, anche se è molto lontana dai nostri schemi mentali, diciamo questa cosa non può essere esclusa. Negli aspetti strutturali della Cina è estremamente importante quello che è successo nell'ultimo decennio, cioè che a seguito della grande recessione, diciamo, gli Stati Uniti si sono un po' addormentati e comunque diciamo non dobbiamo nemmeno sopravvalutarne le capacità, nonostante la loro straordinaria potenza sicuramente rispetto allo sviluppo tecnologico cinese, per poi diciamo diventarne ossessionati e anche esagerarlo. In ogni caso le capacità di digitalizzazione della società della Cina e di giocare un ruolo di in primo piano negli elementi che riguardano le grandi direttrici dello sviluppo tecnologico è reale e continuerà ad essere un'arena di contesa di primissimo piano con gli Stati Uniti. Gli altri due elementi strutturali, il primo è l'aspetto demografico, lo sviluppo economico cinese è stato in grado di smentire in tantissime occasioni delle profezie di sventura che venivano dall'Occidente e non solo, no? Dopo piazza Tiananmen, tra un anno la Cina crollerà, tra 5 anni la Cina crollerà, tra 10 anni la Cina crollerà, e così leggiamo i libri, erano veramente così, quindi idiozie. Però la questione demografica è estremamente importante, diciamo le conseguenze sociali ed economiche della politica del figlio unico e dell'attuale bilanciamento della popolazione cinese nei prossimi 20 anni, 25 anni, sono una sfida molto rilevante da tutti i punti di vista, quindi questo è un elemento strutturale da monitorare secondo me. Poi in ultima, giungendo all'ultimo punto, il rapporto con i vicini, che secondo gli analisti statunitensi, qui con maggiore intelligenza rispetto a quelli che prevedevano l'inevitabile crollo economico della Cina, viene sempre considerato come uno degli elementi di debolezza di Pechino. Lo è, direi che lo è tuttora. La Cina è circondata da paesi non amici, non alleati, insomma c'è il caso della Corea del Nord, poi c'è il Pakistan e poi ci guardiamo attorno e vediamo paesi che
non hanno tanta voglia di vivere in un secolo cinese, che poi nel loro vicinato vuol dire che ne sentono sul serio il respiro e la consistenza. Quindi questo è un elemento di debolezza estremamente importante e, diciamo, nel breve medio termine la cosa a mio avviso più importante da monitorare è quanto questi elementi di ostilità nei confronti della Cina da parte di coreani, vietnamiti, giapponesi potranno essere veramente sfruttati dagli Stati Uniti per un riequilibrio delle catene del valore, siccome non è affatto semplice questo riequilibrio, ma esiste questa ostilità da parte di questi paesi che hanno dei rapporti molto economici molto importanti con la Cina, hanno con la Cina una storia complicata, tra avere una storia complicata tra loro, insomma, non stiamo a parlare dei rapporti tra Corea e Giappone che ci porterebbero troppo in là. Diciamo, sarà interessante vedere appunto nei prossimi uno o due anni che effetti e che azioni ci saranno su questo da parte degli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece il sistema economico della Cina, il sistema economico degli Stati Uniti, dunque questo è un aspetto su cui mi concentro molto nel libro sulle potenze del capitalismo politico. No, lì la tesi è che sia la Cina che gli Stati Uniti sono delle incarnazioni diverse di potenze del capitalismo politico, ovvero potenze che prendono sul serio l'affermazione di Adam Smith, che nella Ricchezza delle Nazioni scriveva la difesa è molto più importante dell'opulenza. E in che modo queste potenze svolgono l'affermazione di Adam Smith? Molto in breve. Da parte della Cina questa viene svolta attraverso la pervasività del Partito Comunista Cinese all'interno della società, ovvero alla crescita cinese tuttora ora contribuiscono maggiormente le imprese private, quindi imprese private, di dei privati si inventano delle cose, degli oggetti e hanno dato un contributo essenziale allo sviluppo tecnologico cinese degli ultimi 10 anni. Alibaba, Tencent, la stessa Huawei naturalmente, e TikTok adesso, cioè la cinese ByteDance, imprese private. Allora, cosa però non possono fare queste imprese private? A parte che nel sistema cinese c'è un articolato strumentario di partecipazioni statali, insomma i cinesi negli anni 50 e 60 studiavano i sistemi di economia mista europei a partire da quelli italiani e hanno imparato qualcosa su questi da questi della governance societaria, rendendola ancora più diciamo profonda e complessa. Nessuna di queste imprese può fare qualcosa che sia contrario alla volontà politica del Partito Comunista cinese. Nessuna impresa in Cina può fare questo, perché altrimenti, per ragioni di sicurezza nazionale, gli imprenditori in Cina, essendo un paese dove non vi sono delle libertà politiche, conoscerebbero il monopolio legittimo della forza che lì è esercitato dal Partito Comunista cinese, anche in termini estremamente violenti. Quindi queste persone possono essere sostituite, riprogrammate e sparire. Quindi questa è la natura. Negli Stati Uniti invece la decisione sulla sicurezza nazionale viene presa da questo enorme apparato militare di sicurezza che porta appunto il peso della corona del mondo. Portare il peso della corona del mondo però vuol dire anche il 5G, non è che esiste il mercato, non è che arriva, diciamo, l'attore con la migliore soluzione, con costo efficienza e allora qualcuno la adotta. Manco per sogno, diciamo, perché ci sono delle considerazioni di sicurezza nazionale, ma poi queste considerazioni di sicurezza nazionale si applicano a tutto l'orizzonte dei dati, si applicano a tutte le cosiddette infrastrutture critiche, l'aerospazio, lo spazio, quindi la potenza dell'economia privata degli Stati Uniti conosce questi confini nella sicurezza nazionale che, come mostro nel mio libro, da quando il conflitto
conflitto con la Cina si acuisce, vengono allargati a dismisura. Quindi siamo in presenza di due paesi, una peculiare democrazia come gli Stati Uniti, definita prima che democrazia repubblica da chi l'ha fondata, e invece un sistema socialista, che sono in modo diverso ossessionati entrambi dalla sicurezza nazionale. Alla luce di queste considerazioni, come giustifichiamo questo l'atteggiamento della classe politica americana verso la Cina, e soprattutto quali sono le differenze, anche alla luce delle elezioni di novembre, fra la classe politica repubblicana e quella democratica nell'atteggiamento verso il concorrente cinese? Allora, diciamo, per me c'è una battaglia che si è giocata in anni precedenti, e all'interno di una classe dirigente degli Stati Uniti, prima una parte era egemone e adesso un'altra parte è egemone. Allora, la parte che era egemone prima, poi in termini insomma più o meno complottistici, dato che ogni tanto i complotti sono anche veri, possiamo identificarla con un apparato finanziario e imprenditoriale, comunque persone, società, istituzioni che vedevano nella enorme crescita cinese una grande opportunità di arricchimento. L'esempio da questo punto di vista sono le banche d'affari degli Stati Uniti. Pensiamo per esempio al ruolo che Goldman Sachs ha giocato nel collocamento e nella privatizzazione di imprese cinesi. Anche questo è un elemento che descrivo nel mio libro, per esempio con l'amicizia tra l'attuale vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese Wang Qishan, uno dei pochi membri della classe dirigente del Partito Comunista Cinese ad aver studiato non materie ingegneristiche, ma ad aver studiato storia, avere una grande passione per la storia. Peraltro un po' di anni fa aveva consigliato a tutti di leggere Tocqueville. Dunque, Wang Qishan era diventato nel corso degli anni 90 molto amico di un signore che si chiama Henry Paulson, che era il capo di Goldman Sachs e poi è diventato il segretario al tesoro degli Stati Uniti. Ricordate, quello che ha affrontato la prima parte della grande recessione, perché era l'ultimo segretario al tesoro di George W. Bush. Diciamo, questo rappresenta l'esponente per eccellenza di quella visione, cioè quelle persone, io non so se credessero veramente che la Cina con lo sviluppo economico avrebbe avuto maggiore libertà politica, sarebbe diventata diciamo maggiormente democratica oppure no. Diciamo, questo ci interessa fino a un certo punto. Quello che dobbiamo comprendere però è che queste persone erano egemoni nella visione degli Stati Uniti, con Clinton e buona parte anche con Bush. Si registra una transizione diciamo a cavallo tra la presidenza tra l'amministrazione Obama e l'amministrazione Trump, ma in realtà c'è già in parte all'interno dell'amministrazione Obama, dove ci si rende conto che questa visione del mondo non fa gli interessi degli Stati Uniti, può essere estremamente problematica. Allora rialza la testa, diciamo, la classe che diventa egemone attualmente, che è appunto quella detta in sintesi dell'apparato militare di sicurezza, cioè di gente che siccome diciamo vede nella sua missione l'individuazione di un avversario, insomma ha pensato anche nel cosiddetto periodo unipolare statunitense, ma ci sarà un avversario, e questo avversario è la Cina. Poi sì, anche altri avversari, ovviamente diciamo resta la Russia nella testa di questa classe, però diciamo vedeva la questione cinese
cinese prima di altri. E detta in estrema sintesi, appunto, questa classe diventa egemone, quindi è in grado di influenzare il dibattito politico degli Stati Uniti nel suo complesso, al di là di chi sia il presidente. Su questo ci sono molte documentazioni e prove, in particolare dell'attività del Congresso, delle varie leggi che vengono proposte di contenimento della Cina, anche in questo periodo, che hanno in genere carattere bipartisan. Per questo io ritengo che un'eventuale amministrazione Biden manterrebbe alto il livello dello scontro con la Cina, continuerebbe a considerare la Cina rivale sistemico degli Stati Uniti, criticherà, perché si parlerà molto della Cina nella campagna elettorale, Trump per una retorica molto forte nei confronti della Cina, che però non ha portato a importanti risultati nell'interesse degli Stati Uniti, e quindi cercherà di rovesciare questo in un punto di debolezza di Trump, mentre il presidente in carica cavalcherà questa aspetto, perché la carta economica, salvo incredibili sorprese, ma comunque non ce l'avrà più a disposizione come ce l'avrebbe avuto prima della pandemia, e poi può discutere e caricare sulle responsabilità di Pechino relativamente alla pandemia. Quindi io vedo degli elementi di continuità con dei distanziamenti di stile e di rapporto con gli alleati. Insomma, anche quando c'era Barack Obama ci dicevano gli Stati Uniti, paesi europei, dovete pagare per la NATO perché qui stiamo pagando solo noi. Lo dicevano in modo diverso, diciamo, non c'era un tweet del presidente su questo punto, quindi io mi immagino che torneranno per buona parte eventualmente a quello stile, e che sotto quello stile l'ostilità nei confronti della Cina rimarrà comunque intatta e alta, come rimarrà molto rilevante questa visione degli Stati Uniti nei confronti dei paesi potenzialmente ostili alla Cina in Asia, e dei focolai anticinesi in Asia per indebolire Pechino. E dall'altro lato anche diciamo, Pechino continuerà a caricare sulle debolezze del sistema statunitense, quindi continuerà ad evidenziare per esempio elementi di brutalità della polizia degli Stati Uniti, non giungerà a dire queste persone che vengono malmenate stanno aspettano l'aiuto del Partito Comunista Cinese, però come ha già fatto utilizzerà questi elementi per rafforzare la sua strategia, che io chiamerei del "e allora", e vi spiego che cos'è. Uno critica la Cina per delle sue azioni contrarie al diritto internazionale, e la Cina risponde "e allora l'Iraq". Uno critica Huawei per eventuali vulnerabilità o possibilità di dare dei dati al governo cinese, e la Cina può rispondere "e allora Snowden". E allo stesso modo uno critica le azioni evidenti, violente, brutali del governo e del Partito Comunista Cinese contro i diritti umani nella cornice che vi ho descritto prima della loro idea territoriale e culturale della Cina omogenea, e loro risponderanno "e allora le proteste degli Stati Uniti e le azioni
della polizia. È una cosa, vi assicuro che quelli del Partito Comunista Cinese sono piuttosto intelligenti, quindi se ho pensato io questa strategia dell'allora, loro l'hanno pensata molto prima. Anticipato una domanda che ti volevo fare proprio sullo scenario futuro nei rapporti fra Cina e Stati Uniti, e prima di aprire eventuali domande che potete scrivere nei commenti, vorrei farne un'ultima io. Ha detto che lo scenario di atteggiamento politico verso la Cina sarà simile a quello di Trump, anche se con uno stile diverso, anche nel caso in cui vinca Biden. Quali potrebbero essere gli scenari per la sfida di medio periodo, per la sfida interna che è emersa ora in tutta la sua prepotenza negli Stati Uniti, cioè la sfida della disoccupazione, cioè occupazione non di qualità, della vulnerabilità del mercato del lavoro, delle disuguaglianze crescenti, nonostante finché non c'è stato il coronavirus la disoccupazione in realtà si è scesa, del persistere di vari razziali molto importanti. Basti pensare che a fronte di una media nazionale di circa il 30% di lower class, quindi classi più povere, di persone che fanno parte della classe più povera, gli afroamericani che rientrano nella classe più povera sono il 55% del totale degli afroamericani. Quindi la mia domanda è proprio questa qui, cioè delineato lo scenario per la sfida esterna, quali scenari per la sfida interna? Allora, io penso che gli americani nella sfida interna continueranno a ragionare con il principio throw the money at it. Cioè getta i soldi per cogliere la sfida e per essere all'altezza della sfida. E il sistema degli Stati Uniti, anche come l'ho descritto, è estremamente pragmatico. È davvero, cioè, agli Stati Uniti del loro debito non importa nulla, naturalmente, e il ruolo del dollaro per ora non è in discussione. Se questi elementi non sono in discussione, se si alza la temperatura, gli Stati Uniti, non so, si derideva il libro della bravissima giornalista Amy Lowry, che aveva quel titolo su dare soldi a tutti, e gli Stati Uniti daranno più soldi, secondo me, se sarà così pesante da un lato la temperatura. Interverrà di più lo Stato. Allora, il capitalismo politico statunitense funziona principalmente, per esempio, nelle industrie della difesa attraverso il sistema degli appalti, cioè non è che le industrie della difesa statunitensi vivono nel mercato, vivono negli appalti che gli dà il governo. Questo vale per tutti, compreso Elon Musk, ma possono fare di più, se ci sarà bisogno interverranno, secondo me, direttamente. Cioè non è gli aspetti, mantenere il sistema è più importante degli aspetti ideologici del sistema per gli Stati Uniti. E l'altro punto è appunto quello che accennavamo all'inizio della nostra conversazione, cioè le idee espresse anche da George Friedman e da altri analisti, ovvero l'utilizzo della guerra, di alcune guerre, naturalmente non di guerre con la Cina, che sarebbero troppo complicate per sfogare in certo modo la situazione, ma direi che comunque lo scenario di base rimane quello di un maggiore investimento degli Stati Uniti per
contenere alcuni aspetti del sistema pur senza eliminarli e quindi diciamo mantenere queste contraddizioni senza che giungano al punto di rottura. Naturalmente non è garantito che il punto di rottura non arrivi, perché nessuno è perfetto e perché la fallibilità negli eventi umani può fare capolino anche nelle vicende delle grandi potenze, a mio avviso. Bene, ti ringrazio moltissimo per i tuoi interventi. Abbiamo coperto veramente un'ampia gamma di temi, a partire appunto dalle questioni interne. Siamo partiti dalle questioni interne, dalle proteste, dalle riots negli Stati Uniti, e siamo andati a finire alla Cina, perché è tutto collegato. Bisogna pensare che chiaramente non si vive in un mondo dove a compartimenti stagni, dove c'è il problema interno, il problema esterno, il problema politico, ma le cose si mescolano fra di loro e vanno affrontate con un'ottica globale. Io adesso aprirei a alcuni commenti. Vedo che ce n'è uno di Marika che ci chiede di Trump, che vuole ridurre i militari in Germania e trasferirli in Polonia, e la ragione di questo. No. Allora, quando ci sono degli annunci di ritiro militare degli Stati Uniti, bisogna sempre prenderli, a mio avviso, in ogni caso con grano salis, no? Quando si dice ce ne andiamo da un posto, poi a volte non se ne vanno nello stesso periodo da un posto, quindi la presenza militare degli Stati Uniti in Germania sta a segnalare una presenza importante, sta a segnalare il risultato della Seconda Guerra Mondiale, che è ancora con noi da tanti punti di vista nel funzionamento dell'ordinamento internazionale, anche per i sostenitori delle organizzazioni multilaterali. Basti pensare alla composizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e viene rivendicata spesso questa presenza anche dai rappresentanti degli Stati Uniti in Germania. Appunto, nell'epoca di Trump è stata fatta in modo perentorio, anche in particolare dall'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, anche in relazione al caso Huawei, alle decisioni della Germania. Quindi, insomma, immaginiamo questa presenza militare come sia la certificazione di equilibri geopolitici del mondo, anche nei confronti di una grande potenza economica come la Germania, sicuramente il paese più importante dell'Europa, il paese più rilevante all'interno dell'Unione Europea, come sappiamo, segnalando lo spostamento si conferma l'importanza di quel fronte orientale per gli Stati Uniti. Appunto, con la Polonia si discute di fare la base militare intitolata Donald Trump. Tutti questi elementi, diciamo, un po' di colore e di folklore, che però stanno a significare non un disimpegno della potenza militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa, ma una accentuazione dell'importanza dei paesi del confine orientale. Appunto, ci sono comunque degli analisti negli Stati Uniti che suggeriscono, dicono: ah sì, ma appunto, ancora George Friedman lo fa in modo molto molto simpatico, anche spesso nelle sue interviste sull'IMES. Non è che io sia sempre d'accordo, anche perché poi questi analisti tendono molto a sottovalutare la reale forza degli avversari degli Stati Uniti, e nei confronti della Cina l'hanno fatto negli scorsi anni. Se vi guardate quello che scrivevano, che si è rivelato sbagliato, però uno come George Friedman dice: ma noi che cosa ce ne
importa, mandiamo i cinesi in Italia, mandiamoli pure in Germania, ce ne stiamo con i nostri paesi dell'anglosfera e il dominio dei mari del mondo e dello spazio, che va rafforzato, aggiungono, poi mandiamo un pochino di militari in Polonia per far vedere chi comanda. Quindi sta all'interno di queste visioni della politica statunitense anche di questo gioco retorico che non sempre poi si materializza in azioni che vengono veramente portate avanti. C'è un altro commento di Francesco che chiede come vivrebbe la classe dirigente tedesca un'eventuale rielezione di Trump e come vanno i rapporti fra amministrazione USA e governo tedesco al momento? Allora, la Germania è un paese per cui la relazione con gli Stati Uniti è molto importante dal punto di vista culturale, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista che disegna le priorità di Berlino e della Germania, che è l'aspetto economico-commerciale. La Germania è anzitutto una grande potenza economico-commerciale, oltre ad essere quella che io definirei la potenza negoziale dell'Unione Europea, perché ne dirige le posizioni, perché è il paese che riesce a negoziare con gli altri, oltre ad avere quella potenza economica, avendo dei compromessi che poi possono essere più o meno al ribasso. Quindi nella posizione tedesca fondamentale il rapporto economico che Trump ha svolto molto attraverso questa sua visione della riduzione da ultimo dei rapporti commerciali al deficit commerciale con un paese. Il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Germania è molto vasto e quindi, oltre ad esserci degli altri aspetti geopolitici strutturali del rapporto tra Stati Uniti e Germania, su cui anche per ragioni di tempo non ci soffermiamo, sicuramente c'è stato questo elemento dei rapporti con Donald Trump estremamente importante, e ci sono state anche dispute commerciali. Per esempio, a un certo punto la cancelliera mi rifiuto di credere che le fabbriche della BMW in Germania possano porre un rischio di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti, perché in alcuni casi taluni di quelle elementi del rapporto venivano sempre definiti attraverso quella clava di cui vi ho parlato prima, della sicurezza nazionale. Poi chiaramente c'è anche una scintilla che ovviamente non è scoccata tra personalità come quelle di Trump e Merkel, insomma, capite anche molto facilmente e in superficie che sono ideal tipi di leadership estremamente diversi. Comunque insomma, credo che le aspettative della Germania, la scommessa della Germania in ogni caso sia per l'elezione di Biden, la questione su cui la Germania si concentra molto è il risultato elettorale delle presidenziali, e quindi la possibilità di avere un interlocutore che ritengono maggiormente affine rispetto alla loro visione principalmente economico-commerciale dei rapporti geopolitici. In questo orizzonte importante di trasformazione, dove rimane l'aspetto anch'esso nel medio termine dei rapporti tra la Germania e la Cina, che ha annunciato la stessa Merkel di voler porre al centro della sua presidenza di turno nel contesto europeo, è un rapporto di grandissima importanza anche per un interscambio commerciale molto vasto di circa 205 miliardi, ma è un rapporto rispetto al quale anche nonostante
la fortissima vicinanza dal punto di vista commerciale, sono state sviluppate delle resistenze da parte tedesca, in particolare relative all'acquisizione di imprese tedesche ad alta tecnologia da parte della Cina, che poi ha fatto scattare anche in Germania meccanismi di protezione delle sue imprese, ben prima della pandemia, quando questi meccanismi, come anche il cosiddetto Golden Power in Italia, sono stati estremamente estesi. Quindi ci sono tutti questi elementi di scenario e di incertezza che hanno molta rilevanza, a mio avviso, nel triangolo Germania, Stati Uniti, Cina. C'è un ultimo commento di Andrea che ci chiede quali potrebbero essere i campi di battaglia nei prossimi anni e se stanno cambiando. Allora, insomma, sicuramente diciamo, credo che la tecnologia sia un campo di battaglia. Se noi parliamo di tecnologia nella sua accezione più vasta, siamo davanti a uno dei principali campi di battaglia, perché la tecnologia riguarda, diciamo, la cosiddetta infowar, guerra dell'informazione, l'evoluzione delle reciproche attività di intelligence, riguarda anche la dimensione fisica della tecnologia. Questo è un tema su cui io ho molto scritto sull'IMES. Prima o poi tornerò anche con un libro dedicato a questo. Cioè, noi crediamo che il digitale abbia virtualizzato il mondo, però questo è falso, perché il controllo di alcuni elementi del territorio è estremamente importante. Insomma, basti pensare a mandare la roba nello spazio, i cavi sottomarini e i centri dove si trovano i dati e le materie prime e i luoghi dove si costruisce l'hardware. Quindi questi sono elementi, campi di battaglia importantissimi. Diciamo, un altro aspetto che mostro nel mio libro è quanto sia stata importante anche per la visione degli Stati Uniti la cosiddetta guerra dei semiconduttori col Giappone negli anni 80 e all'inizio degli anni 90. Cioè, gli Stati Uniti erano terrorizzati dal fatto che il Giappone diventasse il numero uno al mondo, acquisendo, diciamo, un primato tecnologico, in particolare nei semiconduttori. Poi che cosa succede ai nostri tempi? La Cina fa il suo piano, qui dice: diventerò autosufficiente nei semiconduttori, e gli Stati Uniti fanno di tutto, letteralmente di tutto, per andare contro questo piano, che probabilmente è stato presentato anche dai cinesi in modo goffo, perché doveva essere, diciamo, non dico segreto, ma un po' più opaco questo obiettivo, che invece è stato riconosciuto molto bene dagli Stati Uniti. Quindi questi elementi, diciamo, della fisicità della tecnologia sono parte di un campo di battaglia importante. È una cosa che mi preoccupa in generale, è che nelle classi dirigenti occidentali questa idea del legame strutturale che c'è tra tecnologia e potere non passa abbastanza. Invece deve passare, perché è un elemento di grandissima importanza. Infatti su molti di questi aspetti si giocano anche elementi di debolezza strutturale dei paesi europei, no? Ora c'è una maggiore, qui concludo con questo elemento, sicuramente rispetto alla grande recessione, volontà da verificare di mettere insieme degli investimenti. Anche da, insomma, la Germania, voi che studiate economia avete visto come ha cambiato diciamo a 180 gradi la sua visione economica del pareggio di bilancio nel corso della pandemia. Ma il punto è quale sarà il risultato di tutto ciò nel rapporto tra tecnologia e potere per il controllo di elementi relativi al digitale, alla stessa sostenibilità, perché non è che esiste la sostenibilità anch'essa come il digitale così in aria. Sono sempre prodotti, soluzioni rispetto ai quali qualcuno possiede, sta alla frontiera tecnologica, e qualcuno invece è semplicemente è uno che si va a comprare le cose. Quindi diciamo, che cosa vogliono e vogliamo essere rispetto a questo scenario? Rispondere adeguatamente a questa importanza determina la posizione dei vari attori nel campo di battaglia. Bene, anzi benissimo, perché abbiamo anche
dato voce al pubblico, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ma soprattutto ringrazio Alessandro Resu e invito chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà, perché metteremo questo video sulle varie piattaforme come YouTube, a leggere il libro di Alessandro, Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, edito dalla Nave di Teseo, e invito tutti a seguirlo anche sull'IMES, di cui ricordo è consigliere scientifico, e magari a seguirlo anche su Twitter, dove lancia delle riflessioni interessanti. Si chiama Ale Aresu e potete seguirlo tutti. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie Alessandro. Grazie ancora, grazie. Ciao, ciao, ciao.